No, perché mi stavo chiedendo se per una donna... È più facile diventare cardinale o salire al Quirinale? Enrico De Nicola. Luigi Einaudi. Giovanni Gronchi. Antonio Segni. Giuseppe Sargat. Giovanni Leone. Sandro Pertini. Francesco Cossiga. Oscar Luigi Scalfaro. Carlo Azeglio Ciampi. Giorgio Napolitano. È il primo Parlamento nella storia repubblicana ad avere il maggior numero di donne. Dopo secoli e secoli e secoli nei secoli, tutti al maschile, perché non ci diamo una chance di inaugurare almeno qualche anno al femminile? Secondo me la donna giusta ce l'abbiamo. A me non interessa diventare cardinale, ma la vorrei tanto al Quirinale. È arrivato il momento.